quante emozioni fatte di canzoni. Buongiorno, buonasera, buongiorno, ciao Paola. Andiamo, partiamo subito con la musica perché non abbiamo neanche molto tempo con le nostre serate, ma voglio ricordarvi una serata importante per domani sera al Dance in Pianazze, proprio di provincia di La Spezia. Veniteci a trovare domani sera, ci tengo in modo particolare anche perché è la prima volta che andiamo lì e quindi mi piacerebbe fare una grandiosa serata. Con chi partiamo oggi, Paola? Io ballo, tu balli, egli balla, noi dai balliamo. Tonia Todisco. Dai. C'è solo un modo per ballare, yuppi, e vedrai la vita ti sorriderà. Non c'è di meglio che cantare, yuppi, e i tuoi problemi più non penserai. Mi prendo un colpo se quello non è vecchio pop. Adesso andiamo ad ascoltare l'amico Dino Bucciante, una canzone tra l'altro che abbiamo scritto insieme ma che risale a parecchi anni fa, diversi anni fa. Sì, andiamo al Malandrone e andiamo ad ascoltare Dino Bucciante che ci fa ascoltare Che Sera Stasera. Salutiamo gli amici del Malandrone, ciao. Dino Bucciante, per voi. Che sera stasera, dopo un anno sei di nuovo qui. Coi tuoi baci mi riporti là, dove il tempo si è fermato. Direi tante cose che quando non c'eri ho pensato, sai. Adesso tu sei qui, anima mia, basta che tu non vada più.
mai più via. Se tu ritornerai saprai quanto vali per me. Tutto l'amore che io ho sarà per sempre tuo. E questa estate non finirà mai per noi. Se poi un'altra volta mi dirai che partirai, farò di tutto perché tu resti sempre insieme a me. E il vento freddo mai ti ruberà. Andiamo a intervistare l'artista di oggi, intervista con l'artista. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Ci sono tante cantanti, tanti cantanti che cantano e non sanno quello che fanno. No, cioè, quando parli di amore, sì, tu devi trasmettere, certo, che stai parlando, certo, d'amore. Certo. Quando parli di guerra, parli di rabbia, devi trasmetterlo, sì, perché sennò non ha senso. Cioè, sì, noi siamo attori con l'ugola, no? Sì, sì. Sì, ecco, allora io cerco di entrare nelle... Ovviamente i brani devono essere belli, certo, per essere interpretati bene. Quando sono un po' così, fai un po' di fatica. Fai fatica, però ci provi. Quando non c'è una logica nel testo, fai fatica a interpretarlo. Il mestiere poi ti aiuta, però quando sono belli fai meno fatica. Esatto, infatti. Questo è bello ed è importante. Questi detti pezzi anche, come, no, dire, in qualche modo che arriva il momento del ritornello, che sono strappa applausi e sono, sì, molto, certo, importanti. Certo, ci sono, certo, quei famosi, certo, pezzi, certo, in quel modo. Certo, certo. La ascoltiamo, la Riva Bianca, la Riva Nera in questa interpretazione. Tra l'altro ci sono tante belle canzoni nel CD nuovo di Stefania Aceto. Come si chiama il CD? Ancora tua. E quindi meglio di così, sì, uno se lo prende. Il titolo è molto intrigante. Stefania Cento è ancora più. Ah, permettimi di dire, edizioni è una triade importante, perché Baracca, edizioni musicali di Gianni Trudi. Io Gianni dico Trudi, tutti i cognomi, c'è la Stefania. Di Gianni Trudi, edizioni musicali Bagutti di Franco Bagutti, sì, e dei figli. Sì. E poi c'è l'altra edizione, la River Record di Milano, nonché Franco Fiume, che è il braccio destro di Paolo Limite dei programmi Rai. Perché bello, una cosa però, molto, è una triade importante. Bene, bene, bene. Ascoltiamo la Riva Bianca, la Riva Nera da Stefania Cento. Tu soldato allora non sei dei miei, ho un'altra divisa, lo sa anche lei. No, non lo so perché non vedo più, mi han colpito e forse sei stato tu. Signor capitano, che ci vuoi far? Questa qui è la guerra, non può cambiare. Sulla collina canta la mitraglia e l'erba verde diventa paglia e lungo il fiume continua la battaglia, ma per noi due è già finita ormai. Signor capitano, io devo andare, vengo anch'io con te, non mi puoi lasciare. No, non ti lascerò, io lo so già.
riva bianca, la riva nera, mentre una donna piange nella sera e chiama un nome che non risponderà. Fermi qui, sono tanto stanco, mi fermo, sì. Attento, sparano, si butti giù. Sto attento, ma riparati anche tu. Mentre una donna piange nella sera e chiama un nome che mai risponderà. Signor capitano, si fermi qui, sono tanto stanco, mi fermo, sì. Ma dove saranno mai i nostri inviati speciali? Comunque andiamo a vedere in viaggio i nostri inviati speciali, Mirko Malatesti e Cristiano Chesi. Vai! Fatti, 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 fatti tuoi! Da domani, da domani! Ciao Luciano, eccoci qua collegati di nuovo da Alto Pascio, paese in provincia di Lucca, dove abbiamo trovato un amico che si chiama? Roberto. Roberto, ecco, con Roberto parliamo di musica, la nostra trasmissione musicale, quindi esploriamo i gusti musicali di Roberto. Cosa ascolti da Roberto di solito di musica? Musica italiana in genere, e qualcosa di straniero, gli U2 che non passa mai di moda. Ecco, gli U2, parlando degli U2, non so se tu lo sai, ma Bono Vox ha un pub a Dublino, nel Temple Bar, la zona dei pub, dove si beve anche della buona birra. Sei mai stato te a Dublino? No. No. Dublino, devi andare, è spettacolare, pensa a Dublino, sono molto avanti a Dublino, eh. Pensa, c'è i bambini di 7 anni, parla già inglese. Allora, vogliamo fare un saluto a Luciano Nelli e Paola Belloni che ci stanno da studio guardando in questo momento. Un saluto, grazie. Un saluto da me, Roberto, Alto Pascio, provincia di Lucca. Alla prossima, esplorando gusti musicali di qualcun altro, che lo sa, vediamo. Grazie Roberto per ora. Arrivederci. Ciao. Ciao. Fatti, 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 fatti tuoi. Da domani, da domani. Questa canzone, anche ogni volta che la canto anch'io mi diverto veramente tanto, perché ci sono alcuni momenti del testo che sono un po' particolari, sì, che mi piacciono. Sì. Davvero tanto. In questo caso ce la fa ascoltare Enzo Real, che in qualche modo, come dire, il suo genere è proprio lui, quello si ispira proprio a Franco, si ispira Califano, a Franco Califano. Sì. Allora, Enzo Real, La mia libertà. Faccia la donna e un sorriso mi fa, è una di quelle, ma è bella e stasera me va. Passo un'ora in sua compagnia e poi vado via. Non mi fido di nessuno, sono rose e chrisantemi, sono e canto la mia libertà. Se sono triste sono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Una donna innamorata, anche quella più pulita, prima o poi le corna te le fa. Tanto vale andare avanti e trattare con i guanti solo questa libertà. Vivo la vita così alla giornata con quello che dà. Sono un artista e allora mi basta la mia libertà. Da una finestra s'affaccia una donna e un sorriso mi fa.
una di quelle, ma è bella e stasera me va. Passo un'ora in sua compagnia e poi vado via. Da una finestra s'affaccia una donna e un sorriso me fa, è una di quelle, ma è bella e stasera me va. Passo un'ora in sua compagnia e poi vado via. Ricordi di ritornelli, abbiamo dedicato i primi giorni della settimana, li abbiamo dedicati appunto a sì. Vasco Rossi, adesso invece andiamo con Zucchero. Adelmo Fornaciari, con il quale ho avuto la fortuna di scrivere qualche canzone insieme, ma tanto tempo fa, sì. Come diceva la Paola, quando ci aveva ancora il maglioncino. Io lo ricordo così, da una notte azzurro. Che vola via, infatti, in poi. Sì. Ascoltiamo oggi un medley di Con le mani e Diavolo in me, che ce lo proporrà poi Genio e Di Pierrot. Nel 1987 avviene la definitiva consacrazione di Zucchero con l'albo Blues, che in una sola parola descrive le atmosfere e le preferenze musicali del cantautore, e spopolerà presto nelle classifiche di vendita, occupando a lungo la prima posizione della Hit Parade. Tra le canzoni incluse nell'album, l'energica Con le mani, appunto. Con le mani sbucci le cipolle. E comunque che ricorda da vicino le atmosfere di Joe Cocker. Devo dire che insomma Zucchero e Joe Cocker hanno molte affinità. Sì, avevano molte affinità. Si è ispirato, specialmente dopo, nella seconda epoca. Il suo cambiamento poi è dovuto molto a Joe Cocker. Il successo di Zucchero verrà ampiamente confermato nel 1989 con l'album Oro, Incenso e Birra, che ricalca nello stile il precedente, e l'album più venduto della storia italiana, pensate un po', già prima di uscire aveva quasi 1 milione di prenotazioni. Tra i brani inclusi vi sono anche Diavolo in me, Devil in me, e un'altra canzone molto molto vicina allo stile di Cocker. L'album è stato per lungo tempo il più venduto nel mondo, venendo poi sostituito da Romanza di Andrea Bocelli. Nel 1989 Zucchero risulterà tra i 3 artisti italiani di maggiore successo anche dell'anno, quindi anche all'estero, con Vasco Rossi ed Edoardo Bennato. Ascoltiamo dalla voce di Genio e Pierrot Con le mani e Diavolo in me. Vai! Yeah.
Vivi è una canzone che è inclusa nel mio nuovo album, che è uscito, nuovo mica tanto ormai, perché è uscito l'estate scorsa, comunque è una delle canzoni che ci richiedono molto spesso. Vivi, la cantiamo io e Paola, eccola qua per voi. I tuoi occhi sono come il fuoco che riscalda troppo forte le tue labbra, rosse come il vino che ti fa scoprire le carte. Tu mi prendi l'anima e per gioco te ne vai. Cosa dici? Sono solo una ragazza troppo semplice in un mondo strano. Questa vita non la voglio solo vivere a allora metà. Balla, balla, poi lasciati guardare come una stella dentro gli occhi miei che volerebbero nei tuoi. Sì, lo farei, con te non ho paura di sbagliare mai, mai, mai. E allora lasciati andare, per questa volta sarà un errore, ma chi se ne importa. Prenditi il meglio senza pensare, e se fosse amore, amore sarà. Non ti fermare, vivi l'istante oramai. Io voglio assediarti come il vento, accarezzare la tua pelle, sciogliere i capelli e poi stringerti forte, dopo non lasciarti più. Ma non stringere più troppo forte, e nemmeno puoi lasciarmi scivolare via. È un equilibrio molto fragile, ma è facile, non è possibile sbagliare proprio mai, 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 mai. E allora lasciati andare. Salutiamo, amici. Ciao a tutti, ciao, carissimi amici, ciao, ciao ciao ciao, a domani. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.